Questo programma è presentato da Centro Commercio Ingrosso Abbigliamento Corredi Tessuti Antonino Caracoglia, via Lembo a Merito. Autodemolizioni 100, Contrada Falco, Gioia Tauro, da tre generazioni con voi. Elettricità per Ronace, via Martiri di Gerace a Cavologna Marina. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa agli robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntare i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cuore che si squaglia come gira. La prima menzione di Motta San Giovanni risale ad un documento del 1412. In precedenza doveva trattarsi di un villaggio dipendente da Santo Niceto, che prendeva il nome dal monastero di San Giovanni Teologo, che venne fortificato probabilmente sotto gli Angioini. Nel 1466, dopo la caduta di Santo Niceto, l'anno precedente, ad opera degli aragonesi, ottenne una autonomia amministrativa e venne riconosciuta la sua universitas. Successivamente divenne a sua volta una baronia, in possesso prima dei Ruffo e poi dal 1574 dei Villa di Cane, che ne rafforzarono le fortificazioni. Dal 1604 fu acquisita dai Ruffo di Bagnara e nel 1682 divenne principato. Nel 1811 divenne comune autonomo e vi fu aggregato il villaggio di Pellaro fino al 1834, quando anche questi divenne comune autonomo e Valanidi entrò a far parte delle dipendenze di Motta. Sindaco, buongiorno a lei. Giovanni Verducci, sindaco di Motta San buongiorno, Giovanni. Buongiorno. Beh, raccontiamo la Motta. Ci vorrebbe tanto, però diciamo che... In tre minuti. Diciamo che Motta è il paese cosiddetto dei minatori, intanto per le mani, la manodopera che ha dato, le braccia che ha dato a tutta Italia, non solo alla Calabria, a tutta Italia, ma anche in alcuni momenti anche all'estero, Svizzera, Belgio, Germania. Insomma, il mottese è stato presente in tutte le miniere che ci sono state, in tutti i lavori autostradali di gallerie ferroviarie e autostradali, quindi diciamo che il mottese, e intendo mottese per Lazzaro, Motta e Valanidi, Serro Valanidi, che rappresentano il nostro territorio. E quindi il mottese è presente del laborioso dal punto di vista di aver dato queste braccia per lo sviluppo di tutta, non solo del sistema viario, ma anche l'economia di tutta la nostra. E il mottese che carattere ha? Beh, io credo che in questi giorni sicuramente avrete modo di verificare di persona intanto l'ospitalità, intanto l'attaccamento alla famiglia, intanto anche all'ospitalità nel
nella sua più grande espressione, che è quella del rispetto di chi arriva, nel rispetto di chi è ospitato e soprattutto dell'ospite e soprattutto anche per senso di unità che c'è nel Mottese, nella famiglia Mottese. Quindi è chiaro che queste sono di questi tempi, è un po' difficile trovare una comunità così coesa. Certo, abbiamo anche noi le nostre eccezioni, ma dal punto di vista generale è questo il Mottese. Senta, lei ha parlato di miniere, quindi immagino mancanza di lavoro, quindi ho subito un grande flusso migratorio, andare via tanta gente da qui. Dove è andata? Diciamo che negli anni 50 questo posto e il posto, l'altra piazza, Piazza del Borgo, erano il punto di riferimento delle grandi aziende che lavoravano nelle infrastrutture viarie e ferroviarie, e quindi c'era un chiamarsi continuo, no? Partiva un fratello, poi dietro al fratello partivano tutti due, tre, quattro famiglie, tre, quattro fratelli, ma anche e soprattutto... Andati dove? Andati soprattutto nel nord d'Italia, come le dicevo prima, Aosta, Bolzano, Trieste, Trento e poi anche nella Francia, poi anche in Belgio. Quindi c'era un chiamarsi, perché l'unica... era un mestiere che forse non tutti certamente volevano fare, molto duro, ma non si conosceva nemmeno il dramma che si viveva, perché il Mottese a 35 anni, a 40 anni, a 50 anni purtroppo moriva. Senta, Radici è un programma straconosciuto nel mondo, anche perché viene diffuso in varie parti del globo. Saluto istituzionale, lei ha l'opportunità oggi di raggiungere i mottesi che sono all'estero. Beh, chiaramente è un'occasione molto ghiotta, io vi ringrazio per averci dato questa opportunità. Il nostro saluto è quello di sapere che i nostri concittadini, i nostri compaesani stiano bene dove sono, che non dimenticano mai, perché questo è vero, ci dà e abbiamo, a volte ritornano anche. A parte che a volte ritornano, ma ci ricordano sempre. Adesso diciamo i media ci danno la possibilità, anche i nuovi sistemi di comunicazione ci danno la possibilità di apprezzare, ogni qualvolta noi mettiamo qualcosa sul nostro sito ci fa apprezzare quanto attaccamento e quanto sono ancora attaccati anche persone che magari non sono nati a Motta San Giovanni, ma sono figli di mottesi, sono nipoti di mottesi, e non manca l'occasione per significare questo attaccamento attraverso i loro messaggi, attraverso anche la loro presenza proprio sui sistemi, quindi sistemi di informazione. Quindi questo credo che sia la cosa più bella, riconoscere e ricordarsi magari dove è nato il padre, dove magari è nato il nonno. E a proposito, le rubo un altro 30 secondi, a proposito del sacrificio dei nostri padri, dei nostri nonni, c'è stata un'intera generazione che ha potuto godere dal punto di vista economico di questi sacrifici che i nostri nonni, i nostri padri hanno fatto in giro per il mondo, non solo per l'Italia. Senta, in due parole davvero, perché dobbiamo dare spazio al resto, dove devo andare a vedere qualcosa di interessante qui a Motta? Beh, insomma, sicuramente al Parco del Minatore, sicuramente nella chiesetta di San Giovanni, che è il nostro patrono, dove c'è una statua che gli storici ascrivono alla scuola del Gaggini, ma anche e soprattutto nelle nostre contrade, dove potrete apprezzare l'ospitalità che dicevo prima, anche i nostri prodotti egonagastronomici che ci sono. Grazie Sindaco, e io comincerò proprio dalla Marina, andrò alla Zaru. Storicamente Motta San Giovanni è nota per la lavorazione artigianale della pietra regina, una roccia sedimentaria, calcarea, molto utilizzata in edilizia, estratta principalmente nelle cave di Contrada Sarto in Motta San Giovanni e dalle cave del promontorio di Capo dell'Armi, nei pressi di Lazzaro.
Sotto il profilo della storia religiosa, Motta San Giovanni e il suo territorio appartenevano all'ambito greco-ortodosso, rientrante nella parte greca della diocesi reggina. Infatti, nel 1595 si contavano 19 sacerdoti, di cui solamente due di rito latino. Fu tra il XVI e il XVII secolo che i vescovi reggini sostituirono il rito greco con quello latino. A Lazzaro, frazione marina di Motta San Giovanni, tra i luoghi di culto, vi è la chiesa di Santa Maria delle Grazie, recentemente restaurata. Venne riedificata nel 1926, dopo la sua distruzione causata dal grande sisma del 1908. Con una pianta a tre navate, rappresenta un luogo di grande devozione popolare. Come tutti i paesi della costa del Reggino, nel 1908 sono stati devastati completamente dallo tsunami che si abbatté lungo tutta la costa di Reggio Calabria e anche in questo luogo. Lazzaro è stata completamente spazzata via, così come la chiesa, ma è rimasta una piccola cosa che noi andiamo a vedere. Don Mimmo Rodà è il parroco di questa chiesa che è intitolata Maria Santissima Santa Maria delle Grazie. Santa Maria delle Grazie. Buongiorno intanto. Sono ben lei. Trovato. Grazie. Allora è rimasto poco dell'antica chiesa, sì. Quasi nulla. Sì, sì. Però raccontiamo praticamente la storia di questo, sì. Di questo posto. La, come diceva lei prima, il terremoto del 1908 ha distrutto totalmente il territorio, il paese di Lazzaro. La vecchia chiesa addirittura non era neanche qui, ma era in un altro luogo. Quindi nel 1930 poi è stata ricostruita la chiesa e quindi è stata spostata totalmente qui nel centro di Lazzaro, e possiamo dire che del vecchio non c'è niente, se non questo piccolo regalo che il mare, regalo che il mare ci ha fatto, sì. Ricordiamo che tutto questo è ritornato su con il mare, galleggiavano nel mare, sì, sì, sì. Almeno la storia dice così, che galleggiavano, gli storici ci hanno detto così, e quindi e questa è la vecchia statua della Madonna delle Grazie che era nella vecchia chiesa che è stata distrutta. Quindi in un'ondata di maremoto si è portata, sì, via la chiesa, distrutto tutto, tutte, sì. Tutte le statue, sì, sì, sì. E questa galleggiava nel mare. Questa galleggiava nel mare ed è stata ritrovata ed è stata conservata in una vecchia cappella, in una cappella dell'Addolorata che noi abbiamo sempre qui nel territorio di Lazzaro. E in occasione del restauro della chiesa è stato ricostruito in parte il corpo, e in occasione invece del centenario del terremoto nel 2008 è stato ristrutturato, restaurato il volto della quello statua. Era il volto della quello statua era integra, quando sì, era sì, integra. Sì, ma, sì. Statua che è fatta mi pare anche con sacchi di sì, e il materiale è sughero, e sacco di juta e gesso, e dicono che è stata fatta proprio da un artigiano locale. Quindi fatta, quindi, proprio sul luogo. Sì, sì, sì. Alle sue spalle c'è un altro elemento ritrovato. Sì, anche altro questo è stato ritrovato, perché diciamo che nel territorio di Lazzaro c'erano altre chiese, c'era la chiesa di Sant'Antonino prima, che faceva parte non della parrocchia di Lazzaro ma della parrocchia di Bocale, quindi dalla parte verso Reggio, ed è stata ritrovata questa statua, sempre che galleggiava, è stata conservata negli anni da una famiglia e poi è stata data alla parrocchia ed ora fa parte del corredo della storia, fa parte di tutto. E quindi, e questa è la statua di Sant'Antonino, ora invece il culto è Sant'Antonio.
Grazie Don Mimmo. Grazie io a voi. Adesso le faccio vedere ai nostri telespettatori invece il culto odierno, la Madonna sì, delle Grazie di Dio. Di là c'è la Madonna, quella di oggi, del 1911. Grazie, buona giornata. Grazie anche a lei, grazie. Di fronte alla chiesa, nel centro del paese, c'è il Museo Comunale, che nelle sue sale custodisce tutti i reperti rinvenuti sia sporadicamente che durante una serie di campagne di scavo sull'intero territorio comunale. Si tratta di reperti di età greca, romana e bizantina. Nelle immediate vicinanze vi è anche l'area archeologica, nella quale è possibile ammirare i ruderi di quella che fu una grande e bella villa romana, datata tra il I secolo d.C. e il IV secolo d.C., con una serie di riusi fino all'età medievale. Buongiorno, buongiorno Giovanna Marciano, giusto? Buongiorno, sì. Servizio civile. Sto svolgendo il servizio civile alla Prologo di Monte San Giovanni. E qui cosa ci fai allora? Qui ci troviamo all'interno del Museo Civico Archeologico Antiquarium Leuco Petra presso l'Azzaro di Monte San Giovanni. Si tratta di un piccolo museo civico cittadino che si trova all'interno dell'ex caserma di Finanza, costruita dopo il terremoto del 1908, che è stata valorizzata nell'ambito di un progetto che si chiama Tra Leuco Petra e Capo Eraclion, realizzato grazie ai finanziamenti della Regione Calabria su iniziativa dell'amministrazione del Comune di Monte San Giovanni e della sovrintendenza ai beni archeologici per la Calabria, allora, per valorizzare i beni archeologici di questo territorio. Più quello che c'è dentro, no? Esatto. Allora, cosa mi devo aspettare? Allora, qui troviamo dei reperti provenienti da diverse aree del territorio di Monte San Giovanni, tra cui le zone adiacenti alla foce del torrente San Vincenzo. Qui sono stati ritrovati degli ambienti mosaicati di un edificio residenziale di età romana, probabilmente una villa, frequentata fra il I e il IV secolo d.C. Sempre in questa zona è stato ritrovato un complesso artigianale dedito alla fabbricazione di anfore vinarie con complessi residenziali annessi. È stata ritrovata anche una piccola necropoli e un mausoleo. Sono tutte visitabili queste cose? Il parco archeologico è visitabile. All'interno del museo troviamo anche dei frammenti di notevoli dimensioni del mausoleo con decorazioni di età ellenistica. Sempre qui, la Magna Grecia in sostanza. Sì, ma qui troviamo anche reperti di età bizantina e medievale che provengono dalla fortezza di Santo Niceto. Infatti questi reperti sono disposti in teche, le teche si trovano all'interno di quattro sale e le sale vanno a ritroso nel tempo, quindi si parte dai reperti della fortezza di Santo Niceto, poi abbiamo nella seconda sala le sepolture e i sepolcri di età tardo-antica, e poi nella terza sala troviamo il mausoleo e le fornaci e le monete, nella quarta una sala una sorta di micromuseo che sì, dobbiamo apprezzare. Allora andiamo direttamente a visitare le sale, grazie. E allora Francesco Manti, architetto peraltro della, con la Prologo, giusto? Sì. Ci guiderà all'interno delle stanze, partiamo da questa che rappresenta la Grecia. Sì, sì, questa è la prima sala con i reperti trovati in località Stretto della Ferrina. C'era anche un sito su Capo d'Armi, all'epoca chiamato Leuco Petra, un tempio dedicato, anzi un recinto dedicato a Demetra. E questi testimoniano appunto la presenza greca. Una stipa votiva, come dicevamo, trovata in località Stretto della Ferrina, nonché andiamo sul dettaglio per far capire ai nostri telespettatori cosa stiamo vedendo. Allora, intanto io vedo delle lucerne giù. Queste testimoniano la presenza cristiana, paleocristiana e ebraica. In particolare questa è una lucerna con la menorah, il candelabro a sette bracci, che ci testimonia la presenza della comunità ebraica nella Calabria, che tra l'altro è tra le più antiche. La sinagoga di Bova Marina è una delle più antiche insieme a quella di Ostia.
così come altri reperti come questo. Si apprezza anche addirittura la scrittura. Sì, 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 sì. E quindi cosa c'è scritto? Allora, questa è una dedica in greco, con però la presenza del pavone. Il pavone era un simbolo molto caro alla comunità cristiana armena. Per citare un altro esempio di questo presenza tipo di rappresentazione, anche armena. Sì, sì, sì. Nella famosa, nella zona di Rocca Armena abbiamo una chiesa. Sì, 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 sì. Ci siamo già stati con questo programma, quindi sì, in qualche modo siete rispettatori. Quindi sicuramente avete ripreso il dipinto del pavone. Stiamo come dire riconducendo in quella zona. La parte superiore invece? La parte superiore invece sono appunto i reperti trovati nella stipe votiva, ovvero erano probabilmente degli ex voto che periodicamente poi venivano seppelliti per far posto a quelli successivi. Per esempio alcuni ci testimoniano il culto di Demetra o di Persefone, quindi l'agricoltura e gli dei inferi. Sono reperti di sepolture, giusto? No, sono degli ex voto, cioè venivano portati nei templi come per grazia ricevuta, come diremmo in senso cristiano oggi. Sorta di voto? Sì, 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 proprio ex voto. Poi, reperti votivi? Sì, venivano costruiti per un certo periodo, dopodiché venivano sepolti per fare posto a quelli nuovi. Ci spostiamo, andiamo in un altro punto. Allora, è una serie di reperti ancora molto interessanti, ma quello che spicca è questo. Sì, questo è un reperto, una sigillata di origine addirittura africana, si pensa, che ci testimonia la presenza del cristianesimo con questo simbolo della croce. Sigillata africana poiché quest'area aveva uno scalo commerciale appunto nei pressi della foce del torrente San Vincenzo e vi era un commercio, per esempio questi sono reperti dell'epoca romana soprattutto, un commercio di anfore. Qui venivano prodotte anfore come la Cheai 52, che erano anfore linarie che sono state ritrovate in tutto il Mediterraneo. La produzione era nello stretto, ma la produzione, e quindi possiamo assumere l'esportazione del vino, avveniva in tutto quindi è facile ipotizzare, essendo esposti nel mare Mediterraneo, in avamposto, e quindi questa commercializzazione con l'Africa veniva in sovente. Sì, diciamo la ricchezza dell'Italia era che era un ponte tra l'Europa e l'Africa e il Medio Oriente, era il centro del Mediterraneo. Andiamo da questa parte. A proposito di sepolture, qui siamo nella parte nobile in sostanza. Alcuni sarcofagi o pezzi di sarcofagi che sono stati ritrovati dove? Allora, questi sono stati ritrovati nel mausoleo della villa romana che era qua a Lazzaro, appunto vicino alla foce del torrente San Vincenzo. Sono i resti di due sarcofagi diversi, realizzati con una fattura molto pregevole e uno è realizzato addirittura con marmo di importazione dall'Asia Minore o dalla Grecia. Chi poteva esserci sepolto dentro? Allora, sicuramente il proprietario di questa importante villa romana. Sappiamo che vi era il nobile Publio Valerio, che fu colui che ospitò Cicerone nella sua fuga verso la Grecia. Probabilmente in realtà i resti di questa villa da cui provengono questi reperti non sono quelli della villa di Publio Valerio, perché è una villa postuma, successiva, però ci possono dare l'idea della ricchezza di questo territorio, un territorio ricco per l'esportazione probabilmente del pesce, dell'olio, del vino, la produzione di laterizi, quindi chi gestiva quest'area, tra l'altro l'area della villa era molto estesa, andava dalla zona probabilmente a monte delle fornaci del sito archeologico fino a mare, quindi è riuscito a permettersi... Sì, probabilmente aveva anche un approdo. Sì, 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 sì. Avere un interscambio continuo. Sicuramente. Io voglio far vedere anche la straordinaria fattura di questo frammento. Cioè, tutto fatto a mano, ricordiamolo, all'epoca non c'erano mezzi meccanici. C'è una scalpellinato qualità in maniera straordinaria, davvero. Sì. Una qualità molto rara, diciamo. E mentre voi apprezzate, noi cambiamo ambiente. Siamo un po' avanzati, no, col tempo, perché siamo nel periodo medievale qui, come scoperte trovate all'interno del castello, di cosa si tratta? Sì, questi sono i pochi resti trovati nel castello di San Niceto, però ci danno degli scorci di quella che era la vita del castello. Abbiamo delle teste di un gioco,
simile alla dama con cui probabilmente le guardie impegnavano il tempo. Abbiamo i resti probabilmente di quella che era la ceramica che veniva utilizzata dal signore. Anche lì fattura straordinaria, vedete? Sì. E poi qualche piccolo resto, abbiamo visto anche un pezzo di coppa, di calice. Sì. E anche questa punta di palestra. Di palestra. Dove si cacciava un tempo così, oppure si difendeva. Sì, si difendeva. Chissà che non siano quelle dell'ultimo assalto. Difesa del castello prima. Che vi racconteremo, quindi non svegliamo nulla, vi racconteremo questa fantastica storia che andremo ad analizzare in tarda serata. Angela Cuzzupoli, altro incontro stavolta con altra arte che è la ceramica, che si è tramandata nel tempo anche qui nel Reggino. E partiamo dalla storia, che sono delle foto interessanti, quelle tre foto già parlano di per sé, ce le racconti. Esatto, nella prima foto ci è stato fotografato un zio di mio marito, un zio che aveva il laboratorio qui a Lazzaro Vecchio, chiamato anche Via dei Bombolari, proprio perché... Quindi faceva i bomboli? I bomboli, i quartari, i giarri, i salatori, i martisi... Salatori, per intenderci, è questo, ecco, dove si salava il pesce. Esatto, cilindrico, che dove si mettevano... Il pesce, le alici salate, le sarde, insomma. Le sarde, qualche volta le melanzane. Un po' di tutto, diciamo, tutti i prodotti del mare. Oltre ai prodotti del mare, anche i prodotti dell'orto. Anche, sì, i prodotti del mare. Mentre la ceramica poi... Questo era il suo laboratorio. E qui ho preso le prime, diciamo, il primo approccio è stato per me, mi sono innamorata della ceramica insieme a mio fratello. Quindi da bambina ci andava a vedere? Ci andavo da bambina, infatti insieme a mio fratello abbiamo fatto, io ho fatto questa che è di ceramica. È la prima cosa che ha fatto lei? Sì, la bambina, 13 anni, 12-13 anni, questo invece l'ha fatto mio fratello che purtroppo ora non c'è più perché è morto in un incidente stradale a 26 anni ed era scultore. Una famiglia d'artisti? Sì, una famiglia d'artisti, con molta modestia, però diciamo amiamo l'arte. Sempre la stessa bottega, non siamo, questa è la più antica bottega di Lazzaro, perché in fondo c'è il 1951, leggo. Sì, in fondo c'è il mastro Salvatore con i figli, questo si chiama Beniamino. Benito, era Benito. Un'arte che si tramandava Benito, da poi padre c'erano in figlio. Ilio che è stato ceramista fino a poco tempo fa, bravo, ha lavorato anche a Lignasa, quest'altro artigiano, diciamo il figlio. E lì abbiamo appreso ancora di più l'arte e anche abbiamo studiato Dante, perché il Salvatore Caridi era un appassionato d'arte e sapeva la Divina Commedia a memoria. Abbiamo divagato. Di interessante, vabbè, è una nota, diciamo, di cultura. Ci siamo spostati e rincontro ancora Francesco Manti, siamo all'interno della villa in sostanza. Sì, questi sono gli ambienti sepolcrali della villa, questi sono i resti del mausoleo dove sono stati ritrovati i sarcofagi che abbiamo visto all'antiquarium. Questo probabilmente era l'ingresso, l'ambiente probabilmente era, anzi sicuramente era voltato e i resti della volta, crollati probabilmente da un evento sismico, sono stati all'epoca quando vennero fatti gli scavi ritrovati parte all'interno e parte all'esterno. Poi per dare fruibilità, cioè ci dimostra che ha avuto uno scuotimento, no? Sì, sì. Per dare fruibilità all'aria sono stati rimossi e sono stati lasciati poco distante, sono quegli enormi accumuli di pomice murata
che vediamo là. Quelle che stiamo vedendo, sì, lì in sì, fondo. Sì, 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 sì. Quindi erano, questi erano all'interno del mausoleo. Era un'enorme volta a botte. Questo mausoleo appunto è stato il mausoleo della famiglia finché l'area non è stata abbandonata intorno al V secolo circa dopo Cristo, probabilmente perché ormai l'intera costa era diventata insicura e la popolazione in Calabria, ma in tutta l'Italia, si spostò dalle coste verso l'interno, fermo restando che comunque anche le aree costiere rimasero frequentate, però non furono più il polo urbano principale. Possiamo notare delle ulteriori murature interne in pietrame che ci testimoniano appunto il riutilizzo di quest'area per la realizzazione, sì, per fare laterizi, vasi, questa grande tradizione che continua ai giorni d'oggi. Non a caso c'è la fornace apposta. Sì, qui. Infatti possiamo là invece vedere. Eccola qui, andiamo a farla vedere, è la costruzione più recente, si vede? Sì, questa è la fornace che sicuramente è postuma alla costruzione retrostante, perché si vede che la parete non è ammorsata ed era appunto la fornace dove venivano cotte laterizi. Invece tutte quelle pareti che vediamo là sono i resti di edifici successivi, appunto parliamo del V-VI secolo d.C., di un villaggio che probabilmente era molto esteso sia dal lato del torrente San Vincente sia a monte, che ci testimonia il riutilizzo di quest'area per un piccolo villaggio agricolo, per la produzione di laterizi, probabilmente anche sicuramente l'utilizzo del torrente non solo per i laterizi ma anche per coltivazioni ortive. Lì ci sono i resti delle sepolture che non abbiamo potuto dedicarvi tempo, però abbiamo due sepolture che contenevano tre persone che sono state però inumate in periodi differenti. Si potrebbe ipotizzare che fossero una famiglia, che morto un congiunto, negli anni successivi l'altro coniuge abbia voluto farsi seppellire. Come si fa del resto tra i giorni d'oggi, sì, no? Sì, sì. Anche se questa è una teoria, non abbiamo riscontri possibili. Sappiamo del periodo perché abbiamo dei reperti che sono appunto custoditi al museo, un medaglione, un orecchino, e una piccola anforetta. È un'altra testimonianza dell'importanza di questo sito dal punto di vista anche agricolo è la presenza di un dolio, cioè una grande giara interrata che venivano appunto interrate per dare un po' di frescura agli alimenti, potevano essere per il vino come a Pompei, per l'olio, per il grano. Non c'era sicuro il tesoro che viene cercato. Ma allora, ora per fortuna supponiamo non ci sia nulla da depredare, speriamo, però qua è stato trovato un piccolo tesoretto monetale sotto il pavimento di uno di questi età ambienti. Di tarda romana, inizio medioevo, che ci testimonia che probabilmente qua qualcuno per qualche motivo nascose questo denaro, però sicuramente non fu in grado di venire a recuperarlo, quindi una tragedia di questo medioevo che si avvicinava e che vedeva la continua minaccia del mondo saraceno. Grazie Francesco, grazie di tutto per averci guidato a questi luoghi magnifici. Venite a trovarci presto. La rosa marina e l'upasinico ti porta la siminzina, la rosa marina e l'upasinico. Oh figlia mia, lo santo passau e di la peggia mi spiau e io ci dissi la dormia e dormi figlia di l'arma mia, e io ci dissi la bella dormia e dormi figlia di l'arma mia. Oh,
A circa 7 km dal centro storico di Motta San Giovanni e a circa 300 metri sul livello del mare sorge la piccola frazione di Serro Valanidi. Serro Valanidi, il cui nucleo urbano si compone di abitazioni in parte ristrutturate ed in parte di nuova edificazione, rappresenta la parte estrema del territorio comunale, limitrofa alla città capoluogo, con la quale divide il torrente Valanidi, il cui bacino imbrivifero è tra i più vasti della regione. Dormi figlia e fai lavoro, dormi figlia e fai lavoro, Solo una piccola stradina che conduce all'interno di questa contrada che si chiama Serro Valanidi, territorio di Motta San Giovanni, vero professore Verducci? Sì, esattamente, questa è una frazione al confine con l'area di Reggio Calabria e dal punto di vista storico abbiamo importanti dati per quanto concerne l'archeologia mineraria di questo territorio. Io avevo annunciato già che è la zona mineraria, tanto buongiorno, ben trovato professore. Grazie anche a te. A te il compito di spiegarci dove siamo, cosa si estraeva pure. Sì, esattamente, da uno studio d'archivio è emerso che c'è un atto della della cancelleria angioina del 1274 dove ci parla di, della presenza di alcune miniere di argento e ferro nell'area di Palanidi, subito a nord della città di Reggio Calabria. Il toponimo quindi sostanzialmente è stato identificato con l'area del Valanidi, questo torrente e questa fiumara. Esattamente. Infatti dallo studio, dai dati d'archivio è emerso che proprio questa area è stata fortemente valorizzata a partire dal 1274-75 circa fino al 1823, sia da Carlo III d'Angiò e poi anche dagli Asburgo, fino a quella fase importante e cruciale che appunto vede questa zona uno dei centri più importanti dell'attività sia mineraria sia estrattiva dell'intera area dello stretto, anzi molti materiali che partivano proprio da qui erano portati anche in altre zone dell'Italia e oltrepassavano anche lo stretto fino al 1823-30 circa, esatto, quando poi per una serie di cause politiche interne fra gli Asburgo, insomma, quest'area viene abbandonata. Le miniere vengono abbandonate e le piccole fabbriche che c'erano sia per la lavorazione sia per quanto concerne l'estrazione vennero abbandonate e riconvertiti in mulini. Ecco che quindi lungo il fiume, anche perché occorre sottolineare anche un'altra cosa, che dall'analisi dei dati idrogeologici e idrogeografici della zona, nonché idrologici, il nostro Valanidi aveva una portata sostanzialmente quasi costante tutto l'anno, quello che oggi non è, esattamente come gran parte delle fiumare calabresi. Anche se quando si arrabbia Il Valanidi fa danni, infatti ricordiamo purtroppo le alluvioni che hanno colpito questa zona nella metà del XX secolo, che sono stati purtroppo causa anche di gravi lutti e di tanti morti per questo territorio. Saverio, e l'ora è meridiana e noi dobbiamo andare in una frazione dove io so che hanno preparato delle cose, delle cornie, esatto, interessanti, ci spostiamo, tutti ad aggustare. Andiamo a Padre Ridi. Pater Riti è una piccola frazione del comune di Motta San Giovanni, di 600 abitanti circa, situato a 427 metri sul livello del mare, nella zona collinare sovrastante Pellero, nella parte meridionale della città di Reggio Calabria, che si affaccia a nord-ovest sulla città e sullo stretto di Messina, in una posizione assolutamente panoramica, dove ancora si possono gustare i buoni sapori dei tanti prodotti tipici dell'enogastronomia locale. Antonio, onore a te, hai organizzato in maniera straordinaria, hai trovato l'assessore giusto, è il caso di dirlo. La Magenza è stata veramente in gamba, bravissima, è quasi un mese dai contatti che abbiamo avuto e devo dire che è encomiabile. Ha creato anche un gruppo nella chat di WhatsApp e ha combinato
come si dice, l'ira di Dio. Bravissimo. Senti, questa è una frazione. È una frazione di Motta San Giovanni. È una frazione di Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. Cioè, abbiamo avuto un'accoglienza fuori dal comune. Hai visto che ti ho preparato? Visto che direttore? Tutta la frazione è qui. Ah, non ha, è a festeggiare, anche... insomma, con noi. Adesso noi faremo gli assaggi, lo sai, no? Cosa ti tocca? Eh sì, un sacrificio. Io però ho parlato con loro. E oggi carne. Ah, ti oggi sta bene? Ma sì, tanto ormai dopo il pesce spada, il tortino che ci sta da Scilla, tortino di Spadola, pesce spada, involtini a tornare di parte. Ma qui il piatto principe è l'agnello. Ah, non la capra. Siamo ad agosto, anche la capra ci starebbe. Ti faremo assaggiare l'agnello. E poi una serie di altri assaggini con prodotti tipici di zona. E devo dire che qua hanno fatto le cose davvero alla grande. All'ingrande. Allora, io ti invito ad accomodarti in un tavolo che ti servirò io come sempre. Grazie. E io vado da Maddalena. Va benissimo. Va bene? Ci ritroveremo dopo. A dopo. Maddalena, ciao, ben trovata. Buongiorno. E allora, non hai pentola? Vedi, guarda. Tardari. Calderoni. Cosa hai preparato? Allora, abbiamo preparato l'agnello. Ah, il piatto tipico vostro? Il nostro piatto tipico. E sarebbe posso? Generazione, sì. Posso? Un piacere. È come una cassaforte. Oh, intanto scotta. Scotta. Ah, ecco l'agnello. Poverino, però è andato in pentola pure lui. È la vita. È la vita. Raccontiamo come l'hai preparato. Allora, niente, noi prepariamo l'agnello, io lo metto a macerare dalla sera. Mettiamo cosa, vino bianco? Allora, mettiamo il vino bianco, molta cipolla, il papà così ci diceva, molta cipolla, tutti gli aromi, alloro, rosmarino, il pepe nero, peperoncino, che è tipico della Calabria, tanta cipolla, pomodorini, pepe nero. Io lo lascio a macerare dalla sera, poi la mattina già si assorbe con, tutti gli odori, l'olio, poi la mattina mettiamo un goccino d'acqua in base all'agnello, se più tenero o più duro, se abbondante olio, infatti abbondante olio, che qua la zona è pure ricca di olio, quindi ce lo possiamo permettere. Senti, quanto tempo deve? Allora, se agnellino piccolo, i latte, 2-3 ore. Quanto abbiamo messo, ragazzi, che voi avete lavorato pure? Almeno 5 ore. E non era il latte allora. E non era di latte. Quindi ci vuole. Poi deve essere fatto a fuoco lento. Molto lento. Come le frittole, diciamo. Che dobbiamo nominarle. Ma hai fatto il sughetto per poi mangiare? Allora, il sughetto ce l'abbiamo qua, se volete. Ah, andiamo. Facciamoci seguire la telecamera. Tutto in live facciamo. Ecco. Allora, sugo d'agnello, quello di sempre capra? Sugo, no, l'agnello, d'agnello. Sugo d'agnello, che poi prepariamo i maccheroni con poco pomodoro noi. Quindi proprio almeno. Bianco, sughetto bianco praticamente. Non rosso non piace, perché è una cosa, l'agnello tipico, diciamo. Quindi maccheroni con quel sughetto. Con questo sughetto. Mamma poi mia, facciamo anche il sugo una rosso, bomba una calorica. Bomba, bravo, poi con questo caldo è il massimo. Poi prepariamo anche il sugo rosso per chi non piace la carne d'agnello, se vuoi. E la pentola piccola, perché sicuramente... Poi qua abbiamo pentolone e qua abbiamo i maccheroni, che hanno paese, le nostre donne hanno preparato, hanno lavorato ha maccheroni tutta la notte, tutta la notte, infatti, bravissime. E allora dobbiamo passare all'assaggio. Adesso ti lascio fare il tempo per di impiattare e andiamo direttamente e portare in tavola. Con piacere. A dopo Maddalena. Grazie, arrivederci. Giovanna, allora buongiorno, grazie e complimenti per quello che vi siete riusciti a fare. Veramente. Una frazione unita. Sì. Grazie a Dio, sì. C'è il senso di comunità, di squadra. Avete fatto le cose davvero in grande. Sì. Abbiamo tutti in piazza per questo evento. Sì, perché caso il paese di è piccolino poi come abitanti, però grazie ma a Dio. Paese piccolo, siamo cose grandi. Comunare, sì. Avete fatto le cose straordinarie. Abbiamo fatto del nostro meglio, come in ogni occasione. Adesso tocca a te raccontare quello che si è fatto, va bene? Quello che vedete sul tavolo, sia su questo sia sull'altro tavolo dove ci sono esposti dei dolci. Cominciamo in un lato, così non ti perdiamo. Va bene, allora iniziamo dall'antipasto. Allora, formaggio rigorosamente paterritese, pecorino, paterritese. Paterritese. O paterritano. Paterritano, va. In gergo. Puro vino da qua. Il vino paterritano. La cannata, come chiamate? Puro vino. Vino. Fagioli con cotenna, pancetta. Ah, ci metti sulla frittola dentro, eh? Sì. Peperonata, polpette di melanzane. Queste ci sono sempre? Sì. In ogni caso. Non possono mai. I famosi curcugi. Che sono? Allora, sono praticamente il prodotto
Che resta di frittole. Ecco. E dell'osta cardara? Bravissimo. Noi chiamiamo salamorati, voi chiamate curcuci. Noi curcuci. Curcuci. Quello è quello che rimane dal pentolone delle frittole che vengono fatte con tutto quello che rimane dal maiale, dopo i salumi, dopo i conservati. Che vengono... Composizione d'olive in sì. Tutti i maneri. Poi del ritesi tutto. Puro fave, come facessi tu? Fave fritte. Fritto, fave? Fritte, accompagnate con cipolla cruda, cameraman, qualcosa di eccezionale. Fave fritto, non l'avevo mai visto io. Sì, fave e cotenna. Fave e fritto le burca. Chi sta che è? Cotognata. Chi? Ah, cotognata. Marmellata ristretta di cotogna tagliata a pezzetti. Melanzana a funghetti? Melanzana a funghetti. E peperone tradizionale calabrese fatto a modo nostro, parmigiana. Salumi tutti rigorosamente prodotti, di casa sì, di famiglie focacce, avete fatto la focaccia sì, tutti sempre, i pani di tutto paterriti, paterriti sia hanno, pane di segale hanno panificato di grano, tutta la notte. Questo è con lievito madre, questi vari tipi di pane che avete fatto, lievito madre ancora, cotognata, melenzane, altri salumi sempre prodotti qua. Sai del cosa posto, stavo i pensando? Famosi fiorilli. Che oggi Antonio avrà l'imbarazzo della scelta su cosa assaggiare. Cosa assaggiare? Casi mangia tutta la tavolata che tu ricordi. È vero, è vero. Allora, ciuri cucuzza. Ciuri cucuzza. Chini. Chini, sì. Ripieni, impastellati. Allora, ripieni di solito, sì. Non l'avevo mai vista. Sì, per renderli più croccanti questi, bagnati dentro? Nell'uovo, dentro c'è formaggio e poi a seconda a chi piace con l'acciuga, a chi piace col prosciutto, pure con l'acciuga, si varia col ripieno, si scamorza anche, anche come ripieno, quelli sono impastellati. Ma quello ancora, è più classico. Queste sono le famose pastelle che ne abbiamo fatte in quantità. Le pastelle? Le nostre cuoche non hanno solo cucinato l'agnello. Come si fa questo? Allora, è come una focaccia ma fritta. E che dammi fuori? Si fa formaggio grattugiato. Pecorino, abbondante. Abbiamo preferito il grana perché abbiamo i bambini. Non che tanto non sopportano sia. Il pecorino. Sì, sì, infatti. E poi la pasta che ovviamente certo, sta pasta. Cuocendo. Sì, bravo. Nell'intervallo siamo qua. Bravissimo, ancora antipasti, le pere locali. Che, sì, guarda, è che ognuno nel proprio pazzo, terreno. Pazzo. Assaggiate. Giusto. La malangiana sta a tutte parti. Avevo il presentimento che sarebbe stata una giornata indimenticabile. Avete fatto certo. Delle cose straordinarie. Dal siamo al reparto dolce anche. Siete mobilitati. Non potevamo anche chiudere la giornata. Dolci di ogni tipo. Io sto già ti mostrando. Se non in sono modo gioioso. La fine del mondo. Sono davvero buone. Buonissime. Ovviamente veramente. Non disdegnerò di assaggiare. Non sono di tutto. Fabbrica. Dove c'è il dolce. Grazie. Allora, ci fa piacere. Cominciamo dalle crostate, allora, che mi pare che facciamo delle crostate fatte con marmellata di diversi gusti, di frutti ciliegia, che si producono sempre qui a Pedrali. Sussumelle a volontà. Sussumelle. Come chiamate qua? I pedrali fatti pedrali, in versione. Giuliano Pitti San Martino. Ecco. Mostaccioli. Vi assicuro di una bontà straordinaria. Curduraci e non guti. Quelli c'è li facciamo per Pasqua come dolce tradizionale. E anche noi. Vedo delle forme bellissime. Complimenti per la manodopera che è straordinaria. Grazie. E ve lo dice uno che se ne intende. Grazie. La torta che hai fatto tu, questa al limone. Sì, torta di limone. Brava, anche nella accompagnato composizione. Dal limoncello, grazie. Chi se ne starò di Petrali? Le caratteristiche. Restaro di Petrali, quindi. Come no? Stomatico con la ricetta tradizionale antica. E che sui petrali? I petrali. Poi mi hanno incuriosito quelle le mandorle. Come le fate queste mandorle? Le famose mandorle interrate, turrate, diciamo noi, turrate. Cosa sono? Quello zucchero? Sì. In un procedimento di cottura si fa uno sciroppo di acqua e no, zucchero. No, sono come gelato, uno tira l'altro. E poi, sempre mescolando, si fanno asciugare. Qui abbiamo il latte di mandorle prodotto dalle nostre mandorle locali sempre. No, ma parlo sempre. Sì. E niente, la cotognata che avevamo visto anche sull'altro tavolo, mi sembra che finimmi. Sì. Siamo passati. Ci siamo passati. Dal antipasto, eccetera. Certo. Primo piatto. Siamo arrivati al dolce. Ne manca una cosa. A ricotta. A ricotta. Andiamo con due R. Ricotta. Andiamo dall'altra parte, ci sono le signore. Mimma, allora, prima sì. È tutto a cura mungiste, se andavo latte. Me l'hanno dato perché non ce l'avevo io. Questo stamattina, no, di mucca. Di mucca e pecorino. Per fare la ricotta ho messo il pecorino. Quindi è una fatta mista? Sì, mista. Grazie. Ecco qua, questo è il formaggio.
Allora, l'ho messo verso le 10:30, le 11 a riscaldare, 40 gradi, poi ho messo il caglio, circa un'oretta, e si è fatto il formaggio. Dopo l'ho raccolto con le mani, l'ho messo qua dentro e già è pronto il formaggio. Sarà tutto bello fatto, in sostanza. Sì. Poi ho aggiunto dell'acqua, il sale, il latte pecorino e è venuta la ricotta. E una ricotta. È venuta la ricotta. Ma cacciamo la ricotta? Circa due, sì, certo, la dovete, la possiamo... Certo, siamo qua apposta. Va bene allora. Metodo moderno qua, insomma, perché Sì, della, perché c'era la cucchiaio di legno. Tutti dicono ci volia, vero che ci volia. Chi fa scegli? Iunco. Ecco qua, la ricordo. Però l'odore è buono, devo dire la verità. Solo che non si poteva bere un vino che ha ricotta. Sì. Ah sì? Sì, come no. Ma pure un caso fa ricotta, sì, vino in botta? Sì. Ah. Tutto, si può mangiare tutto e si può bere tutto. Ma pure un caso, stesso metodo, sì. Sopra ricotta, vino... In botta, sì. Ecco qua. Vabbè, la gusteremo da qui a poco. Va bene. Vado da Maria io. Sì. Capiccio saponi. Va bene, è un vicio a freddo. A freddo. Che questo non lo so fare io. Ma quello, no. Vai e mi imparo. L'ho sentito. Va bene allora. Maria, io non ho mai sentito il sapone a freddo, ma come si fa? Allora ho messo 1,5 litri di olio. Una cosa, 1,5 litri d'olio. Olio consumato? Sì. Cioè fritto, come no, bene no, bene? No. No, che non è usato, 2-3 anni non è buono. Ah, olio vecchio? Sì, olio vecchio. Cioè non è che abbiamo l'olio nuovo, mentiamo. È 1,5 litri di acqua. Quindi olio vecchio, sì, almeno 2 anni insomma. E 250 di soda. Una cosa vuota, aspetta, 1,5 litri d'olio, 1 litro d'acqua? Un litro e mezzo. Quindi acqua e olio uguali? Sì. Poi? E poi 250 grammi di soda. 250 grammi di soda caustica. Tutto insieme? Tutto insieme e si... A freddo. A freddo. E questa che ti serve? Hai visto questa cosa? Questa, prima si metteva, ma non squaglia, perché è freddo e non squaglia. Ah, in quello caldo quando si era mette caldo, questa? Sì. Questa, ne potete. Ah, si che chiama. Buon odore, sembra origano. No, non è origano però. A nipotedda? A nipotedda. Niputera. Nipotedda. 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 Da. Al dialetto. Da. Nipotedda. So. Nipotedda. Nipotedda. Allora menta. L'accento, no? Anche foglie di limone. Cioè, lo profumate praticamente. Ma io, no, però io quando lo faccio, le bollo queste, buglio. E metto l'acqua. Può parlare dialetto, che capisco. Buglio, menta, ne potete. E ci carica l'acqua e entra. Così no, non resta... poi no. Sculo e metto l'acqua. Cioè l'acqua che esce dall'ebollizione, no? Vedete quella, vedete, sì, odore. Quasi quasi pure la doccia uno si vuole fare, non io solo. Sì. Vero? Su. Per la pelle sarà straordinario. La doccia me faccio io. Grazie Maria. Non ti stancare, cosa buona e pesante però. No. Quando andiamo a taglio mi chiamano con Azzurro. Buona giornata. Grazie. Antonio, in questa stagione di radici hai assaggiato di tutto. È vero. Ma i maccheroni con su Guglianco, no. Ma beh, qual è il problema? Perché non è una novità. Assolutamente. Pensavo di sconvolgerti, tu a manco parlanti a me. Sono con il sughetto dell'agnello che hai già probabilmente precedentemente assaggiato, no? No. Mi hai aspettato, sì, bravo. Devi procedere, insomma, certo. Con l'assaggio. No, due agnello, la pasta. Io andavo là prima. Dopo. Ah, fatti in casa? Eh beh, direi, lavorare tutta la notte. Tutta notte, in bianco. Tutta notte. Buon appetito, radici. A Paderriti, frazione di Motta San Giovanni. Certo, io tutta la notte non ho dormito. Per Paderriti? Certo. Per Magrillo, mangia. Al pensiero che ero visto da tutte queste persone. Agnello, non è il mio piatto forte, però. È tuo, mettimi. Putosa, puro, ma dai te servue puro formaggio. Muoviti. Ah, salapa, veramente. Che significa? Pecorino, Ti piace il pecorino? Fammi prima assaggiare, poi te lo dico. Intanto io... Ci hai consumato pure il secondo già. Ma quale secondo? Si mangia così almeno? Ah, insieme? Io la mangio così. Agnello con la pasta, non pasta con l'agnello. Allora? Maddalena ha cucinato,
tutti hanno partecipato, ma Maddalena 5 ore di fuoco. Questo l'hai sentito? No, è buono. Questo l'hai sentito? No. L'hai sentito? No. Sì, lo sentiste, Brogliuni. Vabbè dai, orecchiavo là, mentre ho messo non il microfono. Non è la prima volta. Ah no, ma dai. Va bene? No. No. Il vino, e beh. Complimenti a Maddalena. Come si chiama questa? Come la chiama? Brocca, come si chiama? Brocca? Sei più sofisticata a Meleto. Guarda, è troppo Anza buona. Prunella. È troppo buona. La cannata. Diventa cannatella. Ma senti, ma posso continuare? Ma sei capace, tu mangi tutto, ma assaggio vino così mi andava io. Complimenti veramente alla piazza. Il vino? Sei bravo, ti faccio assaggiare pure il dolce. Ah ok, salute, radici. Sempre dove a Paterriti, siamo, a Paterriti, frazione di Motta. Di Motta, Motta provincia, bravo, di Reggio Calabria. Sei preparato, bravo. Guarda, pure un'etichetta ci resta. No. Sì, pure un'etichetta c'è. Ah, vedisti? Tutto nuovo. Buono il vino, comunque è del posto. Ti lascio mangiare, ci vediamo dopo per il dolce. Va bene, grazie vino. Buon appetito. Oggi veramente entusiasmante. Sì, tuo Io continuo, vai. Compare Toni, scendi? Di Brunella. Come ben vedi, ti stanno uno trecanto buono. Sai cosa sono queste? Che verrei di andare a 200 all'ora. Mandorle, mandorle inturrate. A una volta, non mentire mai. A cosa vuoi assaggiare tu? Dimmi. Costumatoco? Sicuro? Mandalo come vedi. Buono, mi piace. Buone? Assai? Buono. Una trebbia. Si comincerà, sicuro una dall'altra. Buono. Ma buon stomatico tu concedo, dai. Hai assaggiato i mostaccioli? Sì. Sono buoni, vero? Sono buoni. Petrali, assaggiaste? Assaggiaste tutto. All'insaputa mia. Sì che assaggiaste tutto. Chi si come chiamate a voi? Kuduraki. Kuduki? 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 Kuduraki. Kuduraki. Oh. Tu togli lo stomato che mi davai, dai. Fatti l'assaggio di stomato. Ma mo tutta una volta l'affare l'assaggio. Dammi. È dolce, oltre l'agnello e tutto quanto. Se tu poi una domanda te la voglio fare, assaggialo prima. Com'è? mangi. Ma ti posso fare la domanda? No. Sei alla 18ª puntata di Radici. 18? Quanto chili ingrassasti? Niente. Possibile? Nessuno. 12 km al giorno. Ah ecco, quello è il segreto. 10. Ti lascio gustare lo stomatico. Grazie. Sempre ci da Paterriti. Dopo. Frazione di Motta in provincia di Reggio Calabria. Sei preparato. Ma entroterra di Reggio Calabria, arte contadina in questo sì, caso. Ma quanto tempo fai sto lavoro tu? 20 anni circa. Da quando sei nato? Fai il trebbiatore? Forse di sì. Cos'è il trebbiato? Grano? Sì. Quando? L'abbiamo fatto 15 giorni fa, sì, ora abbiamo... Già siamo fuori. Sì, ora sì. In genere si faccia a giugno, vero? Metà di luglio anche, se arriva anche ora. Ah, quindi ancora... In montagna, qua da noi no. Ho capito. E strumenti... Questi sono attrezzi antichi che si usavano una volta. Guarda qua, esce il grano, la mettiamo in moto e arriva... Di solito si mette il sacco, ma noi per... Cosa mettiamo questo? Per far vedere il grano. Sì. La funzionalità, spiegami questo. Allora, la funzionalità parte da qua. Iniziando da qua si mette il grano tagliato. E che si chiamano? In dialetto mascalara. Come? Mascalara. Mascalara. Sì. E sale dalla scala e vai dentro la trebbia. Poi di là esce la paglia imballata. In una parte esce la paglia, l'altra parte ne esce. E qua esce il grano. Facile facile? Sì. Ma potremmo fare vedere sto coso o no? Allora lo mettiamo in moto. E mettiamolo in moto, andiamo. Vai. Bello patroni, e chi trova mia guano, ci cerco l'acqua e mi dona l'uvino, l'uvino e l'ariola.
la prima sera e chi me meritai. Arriva donni, ma ecco una gadina, gadina e la riula. Mangiai e narume, poi cantai regioni. Stanotte con Battista, con Messina, Messina e la riula. Pane e vino e si metà l'urano con l'acqua macina no di mulina mulina e la riula. E la patruna e di la loggia grida, veniti vinda che cotta la ciarveda, ciarveda e la riula. Patruna lì, in mali lavori, piglia sapore. Nel centro storico di Motta, nelle immediate vicinanze di Piazza Borgo e del municipio, si trova la chiesa di San Giovanni Evangelista, la cui facciata presenta un moderno ingresso in vetri policromi sormontato da un rosone dello stesso tipo. Al suo interno è custodita una preziosa statua del XVI secolo. Il culto di San Giovanni risale al XII secolo, quando esisteva a Motta il monastero di San Giovanni, andato distrutto. Antica è la leggenda motticiana. Quando il paese era sulassoso, sbarcavano i tiranni alla marina e morivano innocenti agenti agliuso. Ma un giovane valente e deportata arrivava trionfante a tavolate, con suo cavallo bianco e la sua spada, e le tiranne furono sterminati. Noi l'accoglimmo con tutti l'onore e diventavo il nostro protettore. O San Giovanni glorioso santo, patiste voi per noi no male assunto. Per liberare a noi di questo punto e a questo punto la terra è aprio di Giovanni e la madre di Dio. Per San Giovanni eremo sotto terra mille canne, se non era per Maria e per San Giovanni.
Ci troviamo nella chiesa di San Giovanni Teologo, teologo per i greci, perché comunque sia sappiamo che Motta San Giovanni, insieme a molti centri dell'area limitrofa, faceva parte dell'arcidiocesi di Reggio, cosiddetta greca. Greca perché fino al XVII secolo il rito celebrato nelle chiese era proprio il rito greco-ortodosso. Di questo rito rimane traccia nel ricordare la chiesa protopapale di San Michele Arcangelo e la chiesa dittereale di Santa Maria della Catena, poi diventata Santa Caterina. E qui San Giovanni Teologo, che poi in realtà oggi lo conosciamo come San Giovanni Evangelista, rimane traccia della chiesa che faceva parte di un complesso monastico più ampio, fondato nel X secolo dai monaci basiliani. Rimane della vecchia struttura non rimane nient'altro che tutto quello che ci tramandano i documenti, le visite pastorali di Monsignor D'Afflitto, che descrivono già nel 1600 il convento in stato di abbandono, il monastero in stato di abbandono. Naturalmente il terremoto del 1894 e quello del 1908 hanno demolito quello che era il luogo di culto intorno al quale, proprio San Giovanni, intorno al quale l'abitato si è poi costituito. Quindi intorno a questo monastero di San Giovanni è nato il primo nucleo abitato, che poi, come ci descrive le notizie, come sappiamo dagli storici, il professore Arrillotta dice che è diventato motta in un secondo momento, quando è stato fortificato. Della vecchia chiesa rimangono traccia nella facciata di alcune pietre incastonate, e in modo particolare nel frontone semicircolare vediamo la presenza di quella colonnina, e all'interno di questa colonnina c'è un fitto reticolato particolare, perché all'interno di questo reticolato c'è il cosiddetto giglio di Francia, che era un noto simbolo angioino, che noi ci ritroviamo qui sul territorio di Motta, nello scudo presente ai piedi del San Giovanni e in un frammento di coppa vitrea che abbiamo all'antiquarium Leucopetra. Entriamo e così conosciamo la statua di San Giovanni. Eccolo qui, Giovanni, il prediletto, no? del Cristo, ed è un'opera di una magnificenza importante, tutta in marmo, vero? 500? Sì, è una statua cinquecentesca importantissima. Diciamo che gli storici dell'arte ci hanno dato due datazioni: la dottoressa De Marco la data 1507, la dottoressa Migliorato la data da una datazione più alta, 1541-1567, ma indipendentemente dalla datazione, la bellezza di questa statua è poi racchiusa in un simbolo particolare che, a mio avviso, va a dare una lettura storica di quello che è successo nel territorio di Motta, perché abbiamo alla base abbiamo una statua imponente, alta 1,60 m, con una base, uno scannello alto circa 16 cm. Questa iconografia di questo santo con in mano il Vangelo, e quello che colpisce di più è lo sguardo di San Giovanni. Perché? Perché lo vediamo che è perso, perché come l'aquila che è poggiata ai suoi piedi guardava il sole senza accecarsi, e così San Giovanni vuole guardare al Vangelo guardando e contemplando il mistero del Vangelo per guardare Dio. La stranezza sta anche negli occhi, perché sì. Il colore, non so perché è nero. È proprio la profondità, cioè noi guardiamo che è uno sguardo perso nell'infinito, e questo è proprio il mistero di guardare al Vangelo nella sua profondità. Quindi l'imponenza di questa statua, dicevamo, la cosa più importante e particolare a mio avviso è questa parte dove è rinchiuso lo scudo, è un importantissimo scudo aragonese con le insegne dei D'Angiò, è uno scudo inquartato perché è diviso, noi lo vediamo, in quattro parti, dove ci sono la palata d'Aragona e la palata dei D'Angiò. Da che cosa si vede? Si vede poi in controluce il giglio di Francia è presente. Perché è importantissimo? È il primo esempio di scudo
aragonese che abbiamo in provincia di Reggio. Un altro scudo simile c'è in un'opera militare nel castello di Castrovillari, è datato 1490, però lì abbiamo un'opera architettonica militare. Qui abbiamo una statua di un santo all'interno di un complesso monastico che ha dato vita a San Giovanni, al centro abitato di Motta, che poi sarà definita Motta. Sarà definita solo dopo Motta. Città San Giovanni. In origine era San Giovanni, era solo San Giovanni. Poi è stata definita Motta perché sono state costruite le mura e la fortificazione. Quindi questo importante complesso monastico che detiene una statua che sicuramente ha una committenza, perché solitamente alla base veniva rappresentato uno stemma, chi ordinava questo. Senta, l'autore invece? L'autore abbiamo dalla dottoressa De Marco, lo attribuisce un seguace di Belgaggini, invece la dottoressa Migliorato lo attribuisce al Montanini. Ora realmente chi sia non lo sappiamo, perché naturalmente quando si fa una ricerca d'archivio, se non viene fuori un documento effettivo che ci dice, ufficiale, che ci dice qual è la committenza, non lo sappiamo. Però ricordiamoci che nel 1508 Motta San Giovanni era sotto gli Aragona di Montalto, quindi una data precisa non ce l'abbiamo, un autore preciso non ce l'abbiamo, ma abbiamo uno scudo araldico importantissimo per il nostro territorio. Se è stato ordinato a qualcuno, gli Aragona si rivolgevano sempre a loro o a lui? Non lo sappiamo a chi, perché l'influenza degli artisti, delle scuole messinesi di fuori provincia c'era sempre, la committenza dei seguaci del Gaggini c'era sempre comunque sul nostro territorio. Abbiamo anche la Madonna dell'Oleandro, per esempio, che è del Giovan Battista Mazzolo, però abbiamo sempre due importanti statue cinquecentesche sul nostro territorio, quindi Motta San Giovanni nel 500 doveva avere un'attività legata alla cultura religiosa importante. Come il resto anche il circondario. Come il circondario, perché abbiamo molte opere. Grazie Assunta. Prego, un piacere. La musica popolare che diventa universale anche dalle nostre parti, fortunatamente, no? Ma grazie a Dio che le nuove generazioni ci stanno pigliando un po' gusto su quelle che sono le arti e le tradizioni popolari. È cambiato un po' il vento. Le arti e le tradizioni popolari che furono del popolo di Calabria. Noi apparteniamo a un popolo alle pendici dell'Aspromonte, quindi la nostra è un discorso più che altro di pastorizia, che si aggancia nel corso dei secoli a quello che era lo strumento fondamentale dell'Aspromonte. Era la zampogna, o se vogliamo la ciaramella. A paro, che poi la moderna è una cosa che si è fatta poi nel corso dei secoli, ma aveva ciaramella e ciaramella a paro, e che da là poi il pastore calabrese nella sua astuzia ha cominciato ad adattare il suono dell'organetto, ma siamo intorno alla metà del Settecento che ha cominciato a far i suoni caratteristici della zampogna, riportarli sul suono dell'organetto, e infatti si è creato questo organetto che ha semplicemente due tasti nei bassi per adattarlo prettamente al suono della Viddaneda, perché noi la chiamiamo impropriamente tarantella, la tarantella è di Taranto, dei napoletani, la nostra è la Viddaneda del Reggino, dell'Interland del Reggino, che quindi viene, non è altro che una continuità su quello che era il suono della zampogna o ciaramella, che dirsi vuole. Organetto e tamburello che si sposano. Poi abbiamo... Aspetta, fermati un attimo. Rispondi alle domande, non andare oltre, sennò la gente si stanca. Dimmi. Allora, organetto e tamburello che si sposano alle perfezioni, giusto? Sì, e sì, in questo caso vengono utilizzati questi due strumenti? Sì, 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 sì. Vengono utilizzati questi due strumenti per un ballo che è appunto la Viddaneda, in questo caso ballato da una coppia con i costumi caratteristici motticiani. Raccontiamo quei costumi. Sì, il nostro ballo è un ballo di corteggiamento, i costumi sono prettamente motticiani, ricavati dal San Niceto, noi l'abbiamo avuti in dono grazie al vecchio Dittereo negli anni 70, e da qua il costume è indossato dalla ragazza e il costume da lavoro.
mentre quello della festa arrivava al ginocchio. Questo è il costume da lavoro. Sai, io poco ci credo a queste cose, dai. Perché non posso immaginare un costume da lavoro in quello stato. Ma purtroppo ero così. Anzi, ti aggiungo un'altra cosa, che addirittura la ragazza manca di qualcosa e che sarebbe un muccatore legato in testa. E ma tu immagini un lavoratore in quello stato? Ma purtroppo era così. Sarà. Purtroppo. Facciamo finta che ci creda, via. Mentre il ragazzo sull'addome c'è una cinta che veniva ricavata dal cuoio degli animali bovini per allentare il dolore alla schiena, perché era un lavoro sui campi, quindi alla schiena. Tu immagina un po' stare tutti giorni. Si usa pure adesso, no? Le calandrelle non sono altro che ocioce, chiamiamole così, che sono sempre di cuoio. I pastori, insomma, sì, ne sanno qualcosa. E con le stringhe che si avvolgono fino al ginocchio, ed erano caratteristici per il giorno della festa, perché quelli da lavoro di sotto non avevano niente, era il piede poggiava sulla terra. I scarpe di piedi. I scarpe di piedi. Avedaneda. 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 O San Giovanni, glorioso santo, tu che sei protettore del paese, benedice le mani di sta vice, almeno non c'era nello per lui. Dopo tante solate a mare e monte, sto sogno è dedicato alla nostra gente. E Monticiana mica la passata, quando scegliamo tutta la nottata, fino a che brisce e torna a fare scuro. Viva a Cuballa e a Cunaballa puro! We'll be right back.
lontano, cuti lo aggiusta e lulle tu la sira. Amore, amore, chi si di lontano, cuti lo aggiusta e lulle tu la sira. Giusta e non lo sa giustare, ma la tutto ti leve la mattina. Buonasera. Buonasera. E che ricogli tu fresco? Tutti i giorni. Tu sui cose, o ricogli tu fresco o mormoriate? Che no, facevo di due? Mormoriavo. E chi parlavo? Poi me lo diciamo quando siamo sani. Ecco, in compagnia, non è... ma roba locale, il murmuro. Sì. Taglia cucito, amara cucci in cappa, ste lingue. Non siamo per niente. No, tutti così dinno. Poi. Rose d'amore, e se te la giusta. Sarò stimana, te lo guardi a lungo, rose d'amore. Francesco Genoese è il presidente di un'associazione che si occupa di minatore dell'associazione, sì. Perché c'è un'associazione di minatori qui a Monta? Perché ci sono stati 615 minatori morti per sul lavoro e per il lavoro. Solo a Motta 615? Il comune di Motta, Motta e Lazzaro. Ma immagino 600... non solo nel comprensorio, anche all'estero andavate? Sì, ma noi quasi, io sono stato sempre in Italia a lavorare. Nel 1956 sono stato nella provincia di Udine, si faceva la galleria per centrale elettrica. Quindi lei faceva il minatore nelle gallerie? Le gallerie, cioè, sì. Costruivano le strade? A 57 nella provincia di Aosta si faceva ugualmente le gallerie per centrale elettrica. Al 58 nella provincia di Cuneo. Anche per centrali elettriche. Insomma, ha un curriculum di tutto rispetto, girato tutta l'Italia, soprattutto sì, al nord. Poi al 59 siamo stati nella provincia di Foggia. Francesco me ne vuole raccontare tutta la sua carriera. Nella provincia di Foggia veniva fatta una diga che dovevano innaffiare le Puglie. E il lavoro tuo che cosa consisteva? Consisteva che noi bucavamo le montagne. Con le perforatrici si facevano i buchi, poi si caricava la volata con la dinamite e poi si sparava. Senti, nella tragedia di Marcinelle voi avete avuto morti? No, perché lì c'era solo un paesano mio che lavorava in quella maniera a Marcinelle, era da qua di Motta, ma non era in ferie allora. Andata bene, insomma. Ricordiamo la tragedia che perirono un sacco di italiani, soprattutto meridionali, siciliani, della zona di Caltanissetta. Abruzzesi anche. Abruzzesi, certo. Sì. Gran parte del meridione, perché erano quelli del sud che emigravano, che andavano nelle miniere a fare... Senti, com'è la vita da miniera? La maniera era disgraziata sotto perché dovevano trarre il carbone, le cose. Invece le gallerie no. Nel principio, subito dopo guerra, allora era un po' triste perché si sparava la volata, non c'erano i mezzi, dovevi entrare subito, c'era quel fumo e si respirava. Per poter fare gli altri buchi sopra, perché non c'era il carro ponte. Poi man mano si hanno attrezzato, c'era il carro ponte, si saliva là sopra con le macchine. Eravamo in quattro
in due cubi, quattro persone, no? Con le perforatrici. Con le perforatrici si facevano i buchi. E poi si carava, si caricava, si sparava la volata, si usciva fuori, loro entravano, toglievano. Cioè, praticamente la miniera, nella vostra associazione partecipano solo esclusivamente persone che hanno fatto i trafori, non le miniere. Sì, 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 quasi sì, sì. Solo trafori, insomma. Solo le miniere, trafori. La vita della miniera no. Non l'avete affrontata. Che la miniera è che c'è stato solo un cugino mio, cugino di mia moglie, che ha lavorato lì a Marcenelli. Però quando è successa la disgrazia... Ma questo ce l'hai detto, però... No, lui era in ferie, perché quando è successo, a quei operai che gli è capitato, perché non sono andati in ferie, e lavoravano nel mese di agosto, gli è capitato. E allora... Cioè, per far capire la differenza, in miniera si lavora a centinaia di metri di profondità. Sì, sì. Nella galleria è un po' diverso. 1500 metri sottoterra. Sottoterra. Mentre in galleria è quasi in superficie, insomma, c'è una bella differenza. In galleria è sempre in superficie. Si va sempre piano. Sì. Grazie Francesco. Prego. Giuseppe, ben trovato. Grazie, benvenuto. Grazie, tu sei il presidente dell'associazione agricoltori Mottesi, l'AIAM. Vi occupate di agricoltura, ma è un prodotto tipico da quello che vedo io. Sì, abbastanza. A chilometro zero. A chilometro zero, tutto materiale prodotto dai nostri soci qua in zona. Quanti siete soci? Guarda, allora, se racconto la storia della nostra associazione, anzi siamo capitati per il momento giusto, quest'anno fa 25 anni della fondazione. Ah, nozze d'argento. Nel 1900, veramente. Praticamente è nata nel 1996, anzi dobbiamo ringraziare proprio i pionieri di allora, con pochi soci. E nasce per che cosa l'associazione? Nasce, sai come è nata, diciamo come famosa canzone, quattro amici al bar, si incontravano la sera, discutevano dell'agricoltura, come era nata, qua e là. Poi man mano si andava avanti, dice, ma perché quella non finisce male, perché rimane uno. Rimane uno. No, qua invece è andato al contrario, sempre in aumentare. Da 10, 20, adesso quest'anno siamo arrivati a circa 100 soci. E la cosa che mi fa più piacere è c'è una forte presenza di quote rosse, di donne, di ragazzi che stanno venendo nella nostra associazione. Senti, andiamo ai prodotti, perché vedo che... I prodotti. Allora, tutti questi sono prodotti mottesi, dal grano alle fave. Fate pure fava a motto? Sì, sì, soprattutto. Sottaggete questa roba che fanno i nostri soci, anche dei dolciumi. L'hai avuto un mulino puro? Il mulino, sì. E quindi macerati. Anzi, addirittura poi c'è un nostro socio che ha fatto proprio un mulino artigianale, ce l'ha in casa piccolino. Ah, fa la pietra come sì, una volta. Sì, sì. L'olio, ovviamente sapete che il nostro olio di motta è buonissimo. Vabbè, questi fiori di zucca adesso al momento sono un po' appassiti, ma stamattina erano belli freschi. E infatti di mangiarne. Avete mangiato cipolle, aglio. Aglio e... Avete anche il miele, fate pure il miele. No, no, sì, sì. Miele, no, c'è fuori. Pure il miele, adesso non so dove. Eccolo qua. Questo è il miele prodotto da un nostro socio, adesso che giro. Sono mille fiori, cos'è? Sì, sì, no. C'è mille fiori, di castagno. Castagno, non so cos'è. Castagno, noci. Queste fiche secche che fanno le mogli. Infornate, non so se le fate dalle vostre parti. Abbiamo anche il nostro vino, un vino buonissimo a Motta. Purtroppo non abbiamo ancora una denominazione perché siamo sotto il territorio di Pelloro. Di Pelloro, quindi l'IGT c'è la Pelloro e noi risultiamo come Pelloro. Però forse il nostro vino è ai livelli di Pelloro, un vino diciamo di vita antica, di diciamo negrello e elegante maggiormente era qua da noi. Ma voi avete allestito vari stand, vediamo vai in giro. Vari stand, giriamo un po' dappertutto. Vai in giro tutti. Allora, visto limoni, sempre limoni tu? In abbondanza qua da noi, sapone fatto in casa dalla questo signora. L'abbiamo già visto oggi, girate di qui che le, sì, sì. Dai le spalle. Questo pure la carretta facessi tu. La carretta abbiamo fatta noi. Complimenti. No, tutto chilometro zero, pure la carretta. Questo è il sapone che da freddo? Sì, sì, da freddo. Buona questa buona. È la... Sai che adesso non mi viene in mente come si chiama? Nepotete. Nepotete, da voi forse non la conoscete. Ma come no? Sì, la conoscete. La conoscete? Certo. Nepotete. Dalla Roma, no? Un po' al sapone. Praticamente si usava come medicina. Medicinale da voi. Sì, usava la bronchiolina, si chiamava forse, proprio la medicina che hanno inventato. E è stato proprio uno di Motta, il dottor Alecci, che ha fatto questa medicina, ha scoperto la medicina con queste piante qua. Ma si inalava? Si inalava forse per quanto riguarda, no, però non so, per i polmoni, che roba era, no? Broncolina. Era per bronchi. Vabbè, limone locali. Limone, panna limonata. E qua abbiamo un'eccellenza dei nostri soci che fanno, magari possono
dire qualcosa? Sì, prego, prego, presentatevi voi. Un'azienda del comune di Motta San Giovanni, nasciamo come allevamento di suino nero. Quindi poi, suino nero di Calabria? Suino nero di Calabria. O da Aspromonte, perché sono Aspromonte. Da Aspromonte. Suino nero da Aspromonte. Esattamente dell'area grecanica. L'idea di questa azienda. Ogni suino ha la sua targa. Sì, purtroppo, per fortuna, sì, per la biodiversità. Per Giuseppe, tu resta appunto qui, che io giro dall'altra parte. Sì. Aspetta un attimo. Così abbiamo la possibilità di sentire entrambi. L'idea di questa azienda fu del nostro defunto papà, che lui, il suo motto era: la tradizione al passo con i tempi. Sapeva produrre ottimi salumi. Ora vi spiegherà mio fratello come avviene la produzione, e sapeva e amava molto la storia del nostro paese. E appunto ha coniugato le due potenzialità del territorio e è andato avanti su questa linea. Noi cerchiamo a testa alta di portare ancora, di camminare su questa sua scia. Produciamo d'accordo, allora, con la Zianca, che sarebbe questo, giusto? Sì, ed è un prodotto che viene garantito per l'intera filiera, dalla nascita appunto del suino alla trasformazione e degustazione poi a tavola. Poi abbiamo l'affettatura, facciamola vedere, perché insomma ne vale veramente. Cambia colore la pena, perché giustamente alla vista, senza conservanti, certo. E quindi ha solo il sale. Diciamo che diventa un pochino più nero rispetto al rosso più scuro, particolare. Diciamo, dai. Poi abbiamo la porchetta grecanica, che è un altro. Pure la porchetta grecanica, sì, è un'antica ricetta. Si immagina come una vuota, insomma. Sì, a punta di coltello. Ecco. Vedo anche un butto se linkano i salumi. Infatti, poi abbiamo la soppressata, appunto. Anche la soppressata. Del mestiere. Beh, le ho viste fare in 13 anni di radici, che dici tu? Probabilmente ne abbiamo viste. Col peperoncino piccante. Sempre peperoncino bio prodotto dalla nostra azienda. Non ho capito che ci azzecca rosmarino e limone. Come perché mai? E bergamotto anche. Bergamotto, sono gli aromi principali della porchetta grecanica. Ah, ecco. Mettete dentro rosmarino e bergamotto. Non lo sapevo. Sono tra gli aromi, diciamo, e poi c'è un'altra aroma che appunto è una specie di origano che esce solo dalle nostre parti ed è una via di mezzo tra l'origano e il timo, la rianace. Solo che non c'era fiorita, quindi non la potevamo portare ancora in questi giorni. Grazie a voi. Allora, abbiamo sempre pensato, no, che il risotto alla milanese è qualcosa di nordico. In realtà sì, però lo zafferano si fa anche in Calabria. Carmelo, allora, tu produci zafferano? Sì, noi abbiamo una piccola azienda a conduzione familiare, diciamo che la tutelare è mia figlia, io mi occupo della parte tecnica, la parte commerciale la cura lei. È un'azienda che è nata circa 15 anni fa. Aspetta un attimo, voglio far vedere com'è lo zafferano in realtà. Mi piano, perché qui dentro c'è un valore enorme che tu non puoi pensare. Lo immagino. C'è una bustina piccola, costa un macello di soldi, immagino un boccaccio pieno. Mi casti! Si parla di 1000 euro. Eccolo, questo è lo zafferano. Anzi, cogliamo l'occasione per fartelo odorare. Di non muovono 10.000. Sente l'odore, Giuseppe, questo insomma, qua. Beh, l'odore, assolutamente. Questo qua può servire anche se uno perde senso, diciamo, come per far svegliare la persona, quanto è intenso. Me l'ha capitato a me oggi. Allora, infatti viene commercializzato così, in vasetti piccolissimi, ecco qua. Vasetti piccolino oppure diciamo il macinato, che questo qua, diciamo, questa è una confezione. Per fare il risotto. Per fare il risotto, è una dose per 4-5 persone. Tieni conto che con 10 mg di grammo stiamo parlando di un prodotto puro. E come l'oro, più dell'oro. Più dell'oro. Diciamo, si basa oro di Motta, ecco qua. Oro di Motta. E poi abbiamo in questa fase, stiamo raccogliendo i bulbi. Questi sono i bulbi. Di che? Il bulbo di zafferano. Allora, questo è il bulbo madre, e una volta piantato, quando scambiate per cipollotti. Sono cipollotti, sono bulbosi. E una volta, diciamo, finito il ciclo, il bulbo madre muore e si formano intorno altri bulbilli così. Cioè, noi ogni anno, quando andiamo ad estirpare da un bulbo madre, raccogliamo 5-6 bulbi, che poi vengono, diciamo, separati e ripiantati o venduti in parte. Ma poi vi siete ingegnati a fare cosa? Vino, olio? Che è questo? No, questo è un liquore allo zafferano. Anche. E facciamo anche liquore zafferano e bergamotto. Miscuglio. Sì, perché si sposa bene anche con il bergamotto zafferano. E poi qua abbiamo i fiori essiccati. E questi servono a che cosa? Niente, questo odorare. Per odorare, sì. Che buono. Nel periodo di raccolta sono molto profumate. Volendo si potrebbe anche estrarre L'olio essenziale, però questo non lo facciamo noi.
però abbiamo deciso di tenerlo così, che diciamo come l'irregolare. Poi c'è qualcuno che si è ingegnato a fare la pasta anche con la pasta, lo il zafferano. E queste che sono? Queste sono caramelle, allo miele e zafferano. Mele? Miele, ah, miele e zafferano. Miele, sempre il nostro socio qua di Motta, e zafferano. Poi c'è un libro che, dove io spiego tutto, che ho scritto io, che dove spiego tutta la pratica per la coltivazione dello zafferano. E tua figlia che fa? Andiamo da questo splendore, che fai tu di bello per l'azienda? Io mi occupo della parte commerciale. E viene distribuito dove? Sul territorio e non solo, abbiamo anche fatto delle spedizioni all'estero, quindi una piccola realtà che cerchiamo di mandare avanti. Buone. E col tempo si sta espandendo, quindi ci fa piacere. Con un lavoro che ha iniziato mio padre, quindi a maggior ragione continuiamo con piacere. Grazie, complimenti per quello che fate. Grazie a voi. Grazie. Margherita? Calabro. Facia? Lupani. E tutti i muschi? Rotavano Dani. E la mosca? Ardita, ci cacciavo l'occhio a Margherita. Ah, allora tu sei Margherita, non mi sono sbagliato. No, non mi sono sbagliato. È da stamattina che sono ci segui. Sono io. Che ci segui. Beh, in questa puntata. Ascolta. Mi dici perché ci segui? Ascoltami. Allora, io sono stata sempre una persona che mi piace il sociale e sono socia di tutte le associazioni presenti sul territorio. Quante associazioni sono? Aspetta, associazione minatori e sono la segretaria, associazione agricoltori, sia segretaria. No. Sono solo socia, stiamo parlando. Sia presidente. Associazione Nino Cammina con noi e sono socia. Associazione Giovani Volontari Giuseppe Pedà e sono giovani socia. Volontari, giovani volontari, giovani. Sei socia. Giovani, insomma, sei giovane. Almeno. Ora lo chiedo a tuo marito se sei giovane. Almeno, sì. E poi, insomma, tutte le associazioni presenti sul territorio. Io partecipo con ma il mio contributo. Motta, sono nata a Motta, ho lavorato 42 anni a scuola, sono stata assistente amministrativo, ora sono in pensione, un po' diciamo alla fine del mio lavoro, delle mie cose, cerco di occuparmi del sociale. Mi piace parlare, mio marito è di Motta, ci siamo conosciuti. Aspetta, la macchinetta, sì, aspetta. Io voglio tuo marito. Me lo dice voi come siete conosciuti, perché me lo deve dire tu? Perfetto. Me lo dici. Buonasera. Buonasera. Ti chiami? Da Salvo Giuseppe. Giuseppe, marito di Margherita. Margherita. Chi è che faceva pani? Sì. Giusto? Quella che parla tanto. Tu fai le ceste? Sì. Ma come su un porto? Ma quanto parla? Purtroppo. Una volta che uno si trova incanalato non può ritornare indietro. Sto scherzando. Purtroppo, io sono convinto che basta una sola moglie, non due. Ti basta una, zia? Sì, la voglia. Senti, ma come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti tramite, siamo paesani e ci siamo conosciuti. Ma ci sarà stato un giorno che occhio le aste, diciamo? No, quasi, ma diciamo che siccome ci siamo frequentati tante volte, che vicino a casa sua ci stava il cinema una volta. Ah, quindi allora vi incontravate al cinema? Frequentavo il cinema e poi ci siamo conosciuti. Al cinema vi siete conosciuti? No, fuori. C'era la confidenza, perché qui in paese ci facciamo tutti, ci conosciamo tutti. Ma gliel'hai detto tu oppure ci mandaste a dire? No, gliel'ho detto io. Direttamente? E che ci dicesti? Se non vuole. Se ti vuole. Ha detto lei. Dice, ma subito sì? Dillo a mio fratello e mio padre. Aspetta. E tuo fratello e tuo padre che ha detto? Quando gliel'ha detto? Tu sai, se ti piace a te, per noi va bene. E quindi non hanno risposto? No, mi hanno detto è un bravo ragazzo. E tu gli hai detto subito sì? No, sì, allora. Allora fatto aspettare quanto? No, non tanto, non molto. Ma perché sai, ai nostri tempi, io sono nata nel 45, quindi c'era la guerra finita? No, no, io è che ero stupida, sono nata dopo, a fine guerra, scusa. E poi, non solo, ero piccola ai tempi brutti, poi quando incominci a crescere nel paese, la vita non è come le ragazze di oggi che escono o non escono. Noi eravamo in casa tenuti e mio padre, siccome era minatore, diceva i miei figli devono andare a scuola. Sei figlio di minatore? Sì, sì, figlio di minatore, vissuta in tutte le parti. L'ultimo lavoro è stato questo di Saline e Melito Porto Salvo, la galleria, le gallerie. E mio padre faceva l'assistente. Grandi insieme a Genovese. Insomma, per insieme a Genovese. Quanti figli eravate? E noi tre, due maschi avevamo e io. Me ci hanno fatto studiare tutti. Mio padre e mia mamma, ti raccomando, mandali a scuola. Mio padre, fermati. Sempre in giro. Quando ci c'è sta casì? Dopo poco. Come hai accolto la notizia del sito? Maria!
Ormai dopo 53 anni cosa fa? Vabbè, ti devi ricordare qualcosa o no? Se non ricordo. Non ti ricordi niente? Ma che mi ricordo, la gioventù è sempre più bella a passare. Ma certe cose non si scordano, un matrimonio tu ricordi com'è stato? Per l'amor di Dio, come no? Com'è stato il matrimonio? Dove l'hai bello, fatto? Bello, bellissimo, perché... Allora, e lei com'era vestita? Ti ricordi? Il bianco, com'era vestita. E quando avete visto, ma che bella! Quanti figli avete avuto? Due. Due figli? Il nostro matrimonio è stato breve perché ci siamo conosciuti. Cioè, il fidanzamento. Siamo fidanzati a dicembre, poi a settembre ci siamo sposati, perciò pochi mesi. Perché la senti, conoscenza... Ti faccio dire una cosa in diretta che è universale. Digli, Margherita, ti voglio bene. Io l'ho voluto sempre bene. No, no, ci dice Margherita, ti voglio bene. Ti voglio bene. Oh. Come e tu pure gli vuoi bene ancora. Gli vuoi bene ancora. Sì, sì, ogni tanto mi fa incazzare, però. Non si dice incazzare. In prima serata. Si dice. Vabbè, capita. Ci può stare, dai. Io. Lui a te, tu a lui no. Assolutamente. No. Assolutamente. Ma tu ti diletti a fare sti gesti? Come, quando hai cominciato a fare queste cose? Qui, quando ero bambino. Ma tu nella vita che hai fatto invece? Io ho fatto tanti lavori, ho lavorato in galleria, ho lavorato nel muratore, ho lavorato anche ultimamente con il male di età che ho avuto, ho lavorato nella scuola, 13-17 anni nella scuola come bidello. E poi mi sono pensionato. Stessa scuola di tua moglie? Come? Stessa scuola di tua moglie eravate? No, siamo capitati pure una volta, però ognuno era per pure a scuola insieme, mamma ognuno mia. Ognuno era per fatti suoi. Grazie. No guai. Bravissimo con i gesti. Questo è tutto il mio repertorio che ho. Che mi è rimasto. Perché... L'altro ti vendiste tutti? No. Allora si vendevano, ora non. Poi l'ho regalato più che altro. Perché ormai. Di questo materiale qua adesso non se ne trova nemmeno tanto perché la siccità ha portato anche l'evacuazione. Che cos'è questo? Questo qui è il salice piangente. Ah. Cioè si chiama vimini in italiano. Certo. Vimini. E viene ricavato dal salice, vimini, giusto? Poi il salice piangente è questo qua. Questo è vimini, che in dialetto poi si chiama salacuni. Salacuni. In dialetto. Salice. Domenico è uno degli ultimi cestai di Calabria. Ci sono tanti. Domenico, quanto tempo è che fai queste cose tu? Ah, quando ero 10 anni. E chi ti ha insegnato? Mi lasciava un buon padre, io facevo. Io morivo quando mi andava a 16 anni, mi lasciava 16 anni, io feci il primo che feci. Uiettai perché non mi viene buono. Ah, viene storto comunque? Storto, sgambardato. Poi l'hai buttato che ti era brutto? Dice, mamma che brutto, via! È brutto, tu pigliai uiettai. È un secondo mille buono però. E quindi andavo poi a Virga. A Virga che fai? Salici. I salici pure sì, tu? Sì. I salici piangenti che avevi sciucato tutti? Sì. Non avevi ciò? No, andava. Andava allora, non no? Sì, andava. Giuseppe dice che non avevi, si era mucciato. Andava a piccare da tutti i parti. Andava a tutti i parti. E quindi? E poi il primo è l'Italia, poi io il secondo è io cugino a Virga, la chiamavo Virga. Questa va messa a mollo, no? No. È Birdi. Questa è più giusta di essere cotta e poi mi si mette a mollo, mi sta 8 giorni. Ma siccome Giuseppe ora... La faceste per noi così praticamente? Sì. Quindi non viene buona, chi sta poi a stare pure chi no, sta? No, iettare no, iettare viene buono, viene buono, no. Poi fai la canna, no? Sì, questa è canna, è spaccata una per una, faccio quattro asci a canna. Anche questa va a mollo? Sì. E la mettiste però, no, non mi sei. Ti fregasti oggi? Sì. Non dai questa situazione? No, non mi sei cotta, però è più giusto di essere morto. Sì. Quindi si piega, se il rischio che si rompe quando si piega, giusto? No, chi è che si rompe e chi è che no. Chi sta non si rompe? No, non e si e per chi cai in rotta? Caccaduna. Al limite puoi aiutarmi. No, questo dura 50 anni. Guardate che belle cose che faccio, amico. Era buona, era bella matura. Sì, chi si era venuta a modo? Si vede che poi era venuta a modo. Venne. E chi era? Chi sta che per castagne? Chi era piccolo? Chi sa per più di 10 anni. Ma che cogliono qua, castagne? E mendoli. Ah, mendoli. Oliva. Il posto da mendoli. Mendoli, oliva. A cofana per i ciucci non ha. Ciucci non ha, i mucciù.
A quattro zampe non aveva? A quattro zampe, ma a due andava. La voglia quanto. Ciao amico. A due andava. Ciao amico, buon lavoro. Grazie, grazie. Colpo d'occhio straordinario, il castello di San Cineto e sullo sfondo la Sicilia, un avamposto straordinario e vedute davvero fantasmagoriche, da sogno. Immaginate tra un po' il tramonto sullo stretto da quel maniero. È spugnato con uno stratagemma particolare che tra un po' vi racconteremo quando arriveremo proprio all'interno delle mura. Allora è il momento di incamminarci, andiamo al castello di San Cineto. Più scendiamo e più ti accorgi dell'imponenza del maniero che è proprio qui alla mia sinistra. Si notano ancora di più le mura di cinta imponenti, quasi inespugnabili. Adesso via, giù, verso la discesa e poi affrontare l'erta finale per arrivare su in cima al castello di San Niceto. Il castello di Santo Niceto è situato in cima ad un ripido colle a forma di tronco di cono, a dominio dello stretto di Messina, risalente al periodo bizantino. La fortezza di San Niceto rappresenta un raro esempio di architettura alto medievale in Calabria. Il castello presenta una pianta irregolare che ricorda la forma di una nave, con la prua rivolta alla montagna e la poppa al mare. Oggi restano ben visibili le mura di cinta, in parte franate, ma in certi tratti quasi intatte, la porta d'ingresso con le due torri quadrate e resti di altre torri ed alcune ruderi all'interno della cinta, come quelli di un'imponente cisterna per la raccolta dell'acqua. È una di quelle salite spaccagambe, come la definisco io. Mi ricordo un po' la vecchia Samo, appunto Precacore, assomiglia un po' come percorso. Ecco l'imponenza poi del castello che si coglie appieno. Meno male che affrontiamo al tramonto questa asperità davvero dura per arrivare su all'immenso portale.
fa Dio, l'apri! Sogno mio, l'apri! Ah, se parlo rigitato così mi capisci! Gabba Dio, riapri! Dai, muovi! Saverio Verducci, eccoci, ciao, ritrovati al un'altra volta. In un luogo straordinario. Sì. Allora, che luogo è? Siamo in quello che le fonti lo indicano come l'Agios Nikitas Castrum Bizantino, una fortezza bizantina, anzi la più importante fortezza bizantina dell'Italia meridionale. Una fortezza che nelle fonti è indicata con tante denominazioni, Santo Niceto, Santo Nicito, Santo Niceto, Santa Niceto, ma tutte le fonti concordano ecco nella sua localizzazione, cioè diciamo questo castello, che poi non è un castello ma è una fortezza militare che si erge su un cono tronco alle spalle della seconda fila di colline guardando dal mare. Ha a che fare qualcosa con la Sicilia? Come... Sicuramente, questo sorge proprio come ecco, elemento e struttura di difesa dell'ultimo tema di Calabria in epoca bizantina. Allora, andiamo a vedere la vita che c'era qua dentro, cosa accadeva? Beh, sostanzialmente San Niceto è stata sempre una fortezza bizantina che ha ospitato quasi sempre una guarnigione per la difesa di questo territorio. Uno dei luoghi molto importanti e molto vasto, perché controllava tutto lo spazio territoriale che va dall'odierna ecco, area di Valanidi fino ad Annari Melito. Quindi un luogo importantissimo e strategico che si affacciava sulle acque dello Ionio. Allora, se qualcuno si difendeva da chi e che cosa? Beh, sicuramente dal mare, perché praticamente la Sicilia era in mano agli arabi. Quindi dai saraceni? Anche dai saraceni, ma anche da tanti altri popoli, per tutte le incursioni che hanno caratterizzato questo territorio, che sono giunti comunque sia dal mare sia dai monti. Vedo una vita nobiliare, chi ci ha vissuto qua dentro? Sì, sicuramente non abbiamo, ecco, le fonti sono un po' mute sui nomi importanti che hanno vissuto a San Niceto. Sicuramente possiamo dire che è stato un luogo che ha visto il susseguirsi di tante importanti famiglie della storia del tempo e per tutti i secoli a seguire, i D'Angiò, tanto per intenderci, e così via, anche se questi territori comunque sono stati sempre, per tutta la loro storia, questa è una caratteristica, sono stati più volte infeudati e più volte passati di mano in mano. Ma non è inusuale trovare in un posto così un castello di questo tipo, che siamo all'interno, è una posizione strategica, però per arrivarci è molto difficile. Sì, esattamente, questa è appunto una cosa giusta che hai detto. Se tu osservi comunque la cortina muraria del castello, è una cortina muraria fine. Questo perché? Perché la sua posizione d'altezza garantiva proprio l'inespugnabilità della fortezza. Cioè, venivano visti per tempo. Venivano visti per tempo, anche se poi ecco, sappiamo che non fu poi così, perché ecco, nell'atto finale della... E poi lo raccontiamo, quello stratagemma incredibile. Del monaco Gabbadio che aprì le porte del castello. Ci ho parlato con il monaco Gabbadio prima, il monaco Antonio in questo caso, Fra Antonio, che l'accordo già c'è stato. Io vedo due torrioni che sono di una bellezza di Saromante. Questi sono due torrioni quadrangolari e questa era la porta di terra del castello, la più importante, perché appunto era quella porta che verteva nell'immaginario, apriva su tutti i possedimenti controllati da questo territorio. Senti, a quanti metri d'altezza ci troviamo qui? Siamo circa a 400-500 metri d'altezza, con una cortina muraria di 648 metri, che nonostante la sua vetusta età sia appunto, cioè ha uno stato di conservazione ottimale. Il perimetro sì, ma all'interno è rimasto nulla. No, all'interno noi avevamo delle strutture, due palazzi meridionale e centrale e una torre cisterna per la raccolta delle acque. Se vuoi possiamo andare a vedere. Adesso andiamo a vedere i palazzi. Perfetto.
Allora, c'è una data di costruzione di questo maniero? Beh, allo stato degli studi non abbiamo una data esatta di costruzione della fortezza, tuttavia possiamo dire che se prendiamo come punto di partenza di analisi la venuta di Sant'Elia di Enna, il passaggio di Sant'Elia di Enna, nel suo bios non si parla di San Niceto, quindi già diciamo Sant'Elia di Enna passa intorno all'823 circa, quindi non è citato Sant'Elia di Enna, mentre sono citate le saline che già esistevano, quindi c'è da pensare che alla data di passaggio di Sant'Elia di Enna ancora non c'era. Tutt'al più però, in contrapposizione, il Brebion, che è una platea, cioè un inventario dei beni della chiesa metropolita, che è stato scritto intorno al 1050 da un monaco francese, Meseulon, in tre distinti passi ci parla sia di San Niceto sia della fortezza di San Niceto, quindi un arco temporale che va dall'823-903 fino al 1050 circa. Amici telespettatori, noi vi lasciamo godere anche dal tramonto che è sullo stretto di Messina, come state vedendo, della Sicilia che abbiamo alle nostre spalle. C'era, però torniamo sul luogo, c'era anche una chiesa. Sì, questa è un po' una caratteristica di questo castello, anche se nell'ex Jugoslavia si è verificato anche in qualche fortezza simile a San Niceto è stata individuata una chiesa. È una piccola chiesa, allo stato degli studi sarebbe questa, giusto? Questa. Noi non sappiamo a chi fosse dedicata, sicuramente noi presupponiamo che fosse la chiesa di Santo Niceto in San Niceto. È importantissima perché ha restituito quattro sepolture importanti, due adulti e due fanciulli, sui quali sono stati condotti degli studi. La cosa che ha molto colpito è che sulla spalla destra dell'uomo, sulla sinistra dell'uomo è stato condotto lo studio anatomico e la sinistra era molto più sviluppata rispetto a quella destra, quindi, che significa? Che portava un'arma, quindi era molto probabilmente la famiglia del guardiano di stanza San Niceto. Senti, siamo all'epilogo, allora dobbiamo rappresentare questa figura che noi abbiamo voluto. Il monaco, perché c'è un frate, un monaco qua. Il monaco Gabbadio, sostanzialmente. Cos'è Gabbadio? Sapete cos'è Gabbadio? No. Secondo la tradizione locale, la caduta di San Niceto si deve ad un astuto trucco, sostanzialmente, in un contesto storico particolarmente importante. E uffici rigetani. In una diatriba fra la città di Reggio. Perché devo dire una cosa, la gente tu canali, né amici né compari, e ti dico perché adesso, quante perché, cose hanno combinato? Per farla molto breve, erano in corso costanti diatribe fra la città dello stretto tra Reggio e le motte sovrastanti. Parlando di motte però dobbiamo dire una cosa, che San Niceto non fu mai una motta, perché con il termine motta, di origine angioina, si indica un centro d'altura abitato e fortificato, ma San Niceto fu solo abitato dai suoi abitanti, dalla gente che abitava questo casale solo in caso di necessità, se no abitava qui dentro solo la guarnigione di stanza, quindi non è una motta. Come furono gabbati? Come sono stati gabbati? Nel corso di queste diatribe, praticamente gli abitanti di Reggio, per assediare San Niceto, in una sera, si presume d'estate, hanno lasciato lungo questa vallata circostante, magari di luglio probabilmente, un branco di pecore e di capre con attaccate alle corna. Loro erano capre. Sì, erano capre. Pecore sì, no erano loro capre. Sì, chiedo scusa, erano capre attaccate alle corna, degli arbusti che sono tipici della nostra zona, che si infiammano molto facilmente, qua, la cosiddetta dera. Queste qua. Era questa, è molto. Si utilizzano come fiaccole. Esatto, appunto la guarnigione di stanza San Niceto, attratta da queste fiaccole pensando che fossero i nemici, lasciò sguarnita l'altro lato. Il monaco Gabbadio all'interno della fortezza aprì il portone d'accesso e quindi San Niceto fu occupato, assediato ed espugnato. Brutto traditore, tu fusti. Questa è la leggenda, però dal punto di vista storico sappiamo benissimo che i fatti non sono andati così, perché San Niceto, dal punto di vista storico, perde la sua importanza nel momento in cui questi territori passano definitivamente in mano agli aragonesi. Gabbadio. Nel 1000 a fregarli.
tu dovrai chiudere la porta. Nel 1465, probabilmente il 20 febbraio del 1465, anche se alcune fonti parlano del 1462, fu l'anno fatale di San Niceto. Finisce qui. Finisce qui, anche se poi questo territorio comunque manterrà comunque la sua importanza, ma sarà a volte poi accorpato con Montebello, diviso da Montebello. Insomma, poi dal 1450-60 in poi questa storia segue quella che è, ecco, la storia della Calabria meridionale. Infeudato, rioccupato, ceduto, venduto e passato di mano in mano tante volte. Grazie, grazie Saverio, grazie a te, Pino, per averci guidato in questo straordinario posto. Amici telespettatori, vi lasciamo con le immagini incantevoli dello stretto di Messina al tramonto, con il monaco Gabbadio che dovrà fare il suo dovere. Torneremo di giovedì, settimana prossima, da un luogo altrettanto straordinario, perché saremo in un altro maniero, saremo a Rocca Imperiale, provincia di Cosenza. A giovedì prossimo, buona serata. E tuppa tuppa que al lume o porto un'oliola. E tuppa tuppa que al lume o porto un'oliola. E l'umano con cappuccino tiri tuppe dall'ariola. E l'umano con cappuccino fa la limosina. E l'umano con cappuccino tiri tuppe dall'ariola. E l'umano con cappuccino fa la limosina. Ti faccio la limosina e vatti in doliola. Ti faccio la limosina e vatti in doliola. E cadegno la mia figlia ti riduppe dall'ariola. E cadegno la mia figlia che è malata. E cadegno la mia figlia ti riduppe dall'ariola. E cadegno la mia figlia che è malata. E se malata fa la cumpessaroliola. E se malata fa la cumpessaroliola. Di la cumpessu eo ti riduppe dell'ariola. Di la cumpessu eo pussu curduni. Di la cumpessu eo ti riduppe dell'ariola. Di la cumpessu eo pussu curduni. Chiuditi sti finestri e sti barcunoliola. Chiuditi sti finestri e sti barcunoliola. Non musi senti la tirituppe dell'ariola. Non musi senti la sua confessioni. Non musi senti la tirituppe dell'ariola. Non musi senti la sua confessioni. Sua mamma reda porta chi ciangi oliola. Sua mamma reda porta.
strati e paesi e città io conosco e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facci di uomini, di femmine, di picciritti che salutano e lo treno chi passa e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti puntare i denari con la mano tra la sacchetta affondata e quanto strada con i piedi che dolino e lo cori che si squaglia come gira. Questo programma è presentato da Centro Commercio Ingrosso Abbigliamento con Redditi Assuti Antonino Caracoglia, via Lembo a Merito. Autodemolizioni 100, Contrada Falco, Gioia Tauro, da tre generazioni con voi. Elettricità per Ronace, via Martiri di Gerace a Cavolonia Marina.